Ciao, bentornati sul mio canale. Oggi facciamo una shopping haul interamente biologica. La busta è di Puro Bio, ma in realtà non sono solamente prodotti della Puro Bio, e ho acquistato questi prodotti nella mia bioprofumeria di fiducia. Vi faccio vedere gli acquisti di oggi. Infatti sono tutta contenta dei miei nuovi acquisti, tutti biologici. È un po' di tempo che mi sto dedicando al bio. Cioè, in realtà quando faccio i trucchi utilizzo sempre comunque cose miste, non principalmente al 100% biologiche, però mi sto appassionando sempre di più a questo mondo e diciamo che in generale sono sempre stata una grande sostenitrice dei prodotti con buon inci. Mi piace proprio appunto trattarmi bene, soprattutto curare la mia pelle e prendermi cura del mio corpo. Allora, ho comprato un po' di cosette. Inizio facendovi vedere i prodotti di make up che ho comprato, che sono il fondotinta della Puro Bio e il correttore di Nabla. Ma vediamoli uno alla volta. Il sublime fondotinta nella colorazione numero 4, che mi sembrava la più adatta a me. L'ho provato sul mento andando verso il collo la 4 mi era sembrata quella un po' più adatta a questo periodo primavera che va incontro all'estate. Un colorito più mediterraneo con un leggero effetto abbronzato. La marca Puro Bio è una marca interamente biologica che fa appunto cosmetici biologici. Io avevo provato questo fondotinta da mia sorella, che l'ha acquistato nella colorazione numero 1, perché, o se non sbaglio numero 2, perché lei, se avete visto i video, è più chiara di me, e io invece ho preso la 4. Quindi, a parte il colore che non mi era piaciuto su di me, avevo apprezzato molto il fondotinta perché ne avevo sentito già parlare benissimo, in quanto tra i fondotinta biologici risulta uno dei più coprenti ed ha anche un effetto opaco, quindi è perfetto per questa stagione in cui la pelle magari tende ad essere più grassa, in cui sudiamo maggiormente, e devo dire che appunto provando il fondotinta di mia sorella mi era piaciuta sia la coprenza, il fatto che durasse comunque a lungo, l'effetto opaco e il fatto che comunque è biologico, quindi avete tutti ottimi ingredienti sulla pelle. Ma andiamo a leggere un po' insieme gli ingredienti. Allora, fondotinta arricchito con principi attivi vegetali, lascia la pelle satinata ed è ad asciugatura rapida. Io lo applico con mia beauty blender, e in generale ultimamente mi sto appassionando a stendere il mio fondotinta con la beauty blender perché l'adoro, mi fa quasi un massaggio sulla pelle quando vado ad applicare il prodotto. E potete comprare proprio la beauty blender della Puro Bio, che è identica alla beauty blender originale, però è nera e contiene tutti ingredienti naturali e biologici, tra cui estratto di salvia, la silica, che è un ingrediente dal forte potere assorbente, quindi per questo il viso risulterà opaco e aiuterà a controllare anche la produzione di sebo in eccesso. Tra gli ingredienti principali che io ho adorato c'è l'olio di argan, che come sapete, se avete seguito un po' dei miei video, è uno dei miei ingredienti preferiti. Io lo uso ovunque, lo uso sul corpo, ne metto delle gocce nelle mie creme viso, lo uso per i miei capelli, e l'olio d'argano è davvero un ingrediente magico usato sin dagli antichi egizi, che trovate in molti cosmetici di bellezza, ed è davvero un prodotto all over che potete utilizzare nei modi più svariati. E questo ingrediente si trova anche in questo fondotinta, che lo rende quindi anche molto idratante e curativo per quanto riguarda proprietà anti-aging e anti-invecchiamento. Quindi un fondotinta ottimo che vi mostrerò nei prossimi video, soprattutto in questo periodo di cambio stagione, soprattutto verso l'estate mi sento proprio che voglio lasciare respirare la mia pelle, a parte delle occasioni speciali come ad esempio possono essere delle serate in discoteca, un matrimonio, un evento in cui voglio avere proprio una base perfetta, long lasting, e utilizzo magari il mio Pro Longwear, il mio Estée Lauder Double Wear. Tutti i giorni in generale come mio fondotinta inizierò ad utilizzare questo della Puro Bio. Poi, per quanto riguarda i trucchi, ho comprato l'Under Eye Concealer della Nabla nel numero 02. Viene solamente in tre colorazioni. La prima è molto molto chiara, è quella che usa mia sorella. La seconda è questa che ho comprato io ed è leggermente aranciata. Eccolo qui, quindi il Nabla numero 2, è adatto a tutti quei tipi di pelle mediterranee che hanno bisogno di un po' di correzione delle occhiaie con i toni dell'aranciato.
E poi c'era il numero 3 che era davvero molto molto scuro, magari per le persone che si abbronzano davvero tanto in estate, però ad esempio io non credo di poterlo utilizzare perché era davvero molto scuro. La Nabla è un brand che io adoro, anche se avete visto vari miei video lo sapete, perché a parte essere un brand italiano, mi piace molto Daniel che è l'art director del brand, i prodotti sono ottimi, un ottimo rapporto qualità-prezzo e soprattutto la cosa più bella che è un brand cruelty free, vegan friendly, questo correttore è interamente biologico, non contiene oli minerali, ftalati, PEG, parabeni, siliconi, è anche molto idratante, oltre ad essere biologico, infatti contiene olio di albicocca, olio di girasole, estratto di camomilla, salvia, quindi anche un correttore lenitivo che va proprio a calmare i rossori, a lenire la pelle, a lasciarla bella idratata, quindi non ci va a segnare il contorno occhi. Anche questo l'avevo provato da mia sorella che però ha la colorazione numero 1 ed era effettivamente molto chiaro. Per me mi era piaciuto molto per quanto riguarda la consistenza perché è bello cremoso ma pigmentato, quindi va proprio a coprire tutta la zona al di sotto degli occhi, che resta ben idratata, coperta, opaca. Potete anche fissarlo con una cipria, ma in generale l'ho trovato anche ottimo senza la cipria. Poi come terzo prodotto ho comprato una crema viso giorno notte della Dr. Taffy ed è una crema di cui ho sentito parlare benissimo ultimamente. Il Dr. Taffy fa proprio tutta una linea sua di creme per il viso, c'è anche un estratto di acido ialuronico puro, l'olio d'argan 100% biologico, una crema da notte con cellule staminali acido ialuronico, quindi molto molto anti-invecchiamento, anti-aging. Questa in particolare è una crema giorno-notte reidratante, è anti-age, può fungere anche da base make-up. Gli ingredienti principali sono appunto l'aloe idratante lenitiva, l'olio d'argan che è efficace nel contrastare le prime rughe, in generale ad idratare la pelle, e l'acido ialuronico che come sappiamo è ottimo per prevenire l'invecchiamento della pelle e anche per curarlo e lasciare la pelle super idratata. Inoltre contiene anche fieno greco restitutivo, ratania purificante e burro di karité che è estremamente emolliente e idratante. È quindi un ottimo prodotto ed è anche questo prodotto in Italia, ne sto sentendo parlare davvero tantissimo ultimamente, non vedo l'ora di provare questa crema, l'ho provata un pomodoro, fantastico, ce l'ho ancora nonostante mi sia lavata le mani, è proprio delicata, leggera, si assorbe subito, potete utilizzarla appunto come base trucco ed è super profumata. Quindi consigliatissima anche questa. Per quanto riguarda i capelli, la Cassia, che è l'enne classica neutra del marchio Le Erbe di Janas, che è un marchio sardo, anch'esso italianissimo, e per chi non lo sapesse l'enne neutra è usata da anni dalle popolazioni indiane, dalle donne indiane per tingere i capelli in modo naturale, ma soprattutto per rafforzarli e renderli super lucidi, super voluminosi. Io la sto utilizzando da all'incirca un mese, faccio un trattamento al mese e li trovo davvero già molto più corposi, proprio forti, rigenerati e anche molto luminosi. Appunto come vi dicevo l'enne ha un effetto volumizzante, minimizza i danni degli agenti esterni o dai trattamenti chimici come possono essere le tinture, è rinforzante ed è riflessante. Io conto di farvi un video la prossima volta che la utilizzerò, però in generale con una porzione che è 100 grammi riesco a fare due volte l'enne. Io ho i capelli abbastanza lunghi, non so se riuscite a vederli in camera, è sempre impossibile inquadrare tutta la testa quando faccio i video. Comunque sì, la spezzetto in due parti e così potrò fare due trattamenti. Costa solamente 4,50 euro ed è ottimo appunto perché potete utilizzarla due volte ed è un prodotto 100% naturale, usato da sempre per la bellezza e la cura dei propri capelli. Poi un altro prodotto che ho comprato, sempre biologico, è l'olio di cocco.
La marca è Thea Natura, che è sempre una marca italiana che fa vari prodotti fantastici, tra cui vari tipi di oli, e l'olio di cocco è uno di questi. Ovviamente viene in forma solida perché tende sempre a solidificarsi, ma basterà passarlo un po' sotto l'acqua calda per farlo sciogliere. L'olio di cocco è ottenuto dalla pressione a freddo delle noci appunto di cocco essiccate al sole. Il cocco è un ingrediente molto molto idratante, emolliente, lenitivo, e contiene molti acidi grassi che fanno bene alla salute. A parte in cucina, nella cucina indiana ad esempio si cuoce quasi tutto nell'olio di cocco, noi non lo utilizziamo per cucinare ma lo utilizziamo come prodotto di bellezza. Infatti, applicato sulla pelle, ha un estremo potere idratante, emolliente e super rimpolpante. Inoltre, applicato sui capelli secchi, li rende molto lucidi, idratati, pieni di vita. Io ad esempio faccio sempre degli impacchi con quest'olio. Vi farò un altro video in cui vi mostro la cura dei capelli, come li tengo belli luminosi, corposi e voluminosi, perché lo utilizzo quasi in tutte le mie maschere, se non in tutte, però lo mischio ad altri prodotti. Una maschera che mi piace sempre fare è quella con un cucchiaio di cacao, un cucchiaio di olio di cocco, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, un cucchiaio di olio di macadamia che ho comprato della Omia, e poi vari ingredienti che ogni tanto aggiungo, tipo un po' di miele, un po' di limone, un po' di aceto, a seconda di come sto quel giorno. Siamo per i capelli, e in questo caso io l'ho comprato per struccarmi, perché è anche un ottimo struccante, super delicato per le pelli super sensibili. E io che ho, a parte la pelle sensibile, ho proprio gli occhi super delicati, infatti non posso utilizzare quasi nessuno struccante, e mi accorgo proprio che è uno struccante efficace provandolo sulla mia pelle. Ad esempio, l'unico struccante che io posso utilizzare per i miei occhi è il Bioderma, prodotto di farmacia francese che sicuramente conoscerete. Mi trovo benissimo, lo utilizzo da quando vivevo a Londra, sono venuta a conoscenza che lo usavano appunto gli altri make-up artist in passerella, sfilate, perché è davvero delicatissima. Comunque, quando faccio trucchi più resistenti sugli occhi, trovo un po' di difficoltà a rimuovere il trucco, quindi volevo una lozione efficace, quasi che disintegrasse il trucco e lo togliesse proprio senza fare alcuno sforzo. E l'olio di cocco è ottimo per struccarvi, perché è appunto adatto a pelli sensibili, non vi lascia alcun rossore e anzi vi idrata anche, quindi quando andate a togliere proprio il trucco, il mascara che magari dovete strofinare, con questo basta una passata e viene via proprio tutto, anche magari quando applicate i glitter, la colla delle ciglia finte, il mascara waterproof, tutte quelle cose difficili da togliere. L'ultimo prodotto che oggi ho comprato è stato la crema solare dell'Alchemilla protezione 30. Anche l'Alchemilla è un brand italiano, sono tutti brand italiani quelli che vi ho mostrato oggi, sì lo sono, stavo giusto controllando, e anche dell'Alchemilla ho vari prodotti che adoro, di cui conto di farvi presto una haul. Oggi ho comprato la crema solare SPF 30 di media protezione, che protegge contro i raggi UVA e UVB. Avevamo già comprato io e mia sorella dei solari biologici di Alchemilla l'anno scorso, ci siamo trovati benissimo e quest'anno li abbiamo ricomprati. Ha un profumo bellissimo, e anche questa è molto molto leggera sulla pelle, si assorbe velocemente ed è molto efficace. Io non mi sono mai scottata con questa crema, a differenza di altre magari con la stessa protezione, che però mi facevano emulsionare dopo il primo giorno di mare. Tra gli ingredienti ovviamente ottimi troviamo il mio amato olio di cocco di cui vi ho appena parlato, poi c'è l'aloe vera, un calmante lenitivo per appunto prevenire le scottature e i rossori, e anche molto idratante. Contiene olio di lino, estratto di carota che aiuta ad abbronzare più facilmente, e burro di karité. Ovviamente ci sono tanti altri ingredienti, ma questi sono proprio quelli chiave, e appunto vi vanno a idratare la pelle, non me la lasciano mai secca sotto il sole. Io l'ho comprata sia per protezione corpo in questi primi giorni di mare, andiamo a mare finalmente, non vedo l'ora di andare, ma ci stiamo organizzando con le mie amiche già una prima escursione, perché non ce ne frega dell'acqua gelida, ci dobbiamo buttare a mare e inaugurare questa stagione, e quindi l'ho comprato, ho detto vabbè, fammi comprare la crema corpo piuttosto che usare quelle dell'anno scorso che magari mi ustiono, e ho comprato questa
sia come crema corpo che come crema viso, perché come sapete è importantissimo, ragazze, proteggere la pelle dal sole, sia per prevenire l'invecchiamento della pelle, ma proprio per prevenire i danni causati dal sole e dall'esposizione solare. Io gli altri anni usavo una protezione addirittura di La Roche-Posay 50+, quest'anno ho detto vabbè, uso la 30, almeno mi abbronzo un pochino, però nel contorno occhi continuo sempre ad usare la 50+. Per quanto riguarda il viso, la crema 30 è ottima anche come crema giornaliera, a parte che è una crema molto idratante, visto gli ingredienti che contiene, è comunque un'ottima crema per base trucco, quindi come primer, come crema idratante d'estate, lasciate la vostra crema solita che usate sempre e utilizzate una crema a protezione solare, perché è molto importante proteggere la pelle anche quando ci si trucca, perché anche se un fondotinta contiene un fattore di protezione 10-15 non sarà mai effettivo come una crema solare al di sotto, quindi applicate sempre una crema solare protettiva e al di sopra il vostro solito fondotinta. Ragazze, questi erano i miei acquisti di oggi e se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale se non lo siete già, datemi un pollice in su e seguitemi sugli altri social che trovate alla fine del video, sono tutti con lo stesso nome del canale. Io vi mando un bacio, spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile, se provate questi prodotti fatemi sapere come vi trovate, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao!